Sono entrati alle 8.30 i primi studenti sorteggiati per la maturità 2021, la seconda dell'era Covid, circa 3.000 in tutto i maturandi ammessi in provincia di Arezzo. Per me è stato un colloquio molto intenso e molto importante, sinceramente. L'ansia ha giocato un ruolo abbastanza importante, poiché sinceramente sono stato messo abbastanza in difficoltà durante la DAD, poiché non mi è mai riuscito sinceramente a studiare come dovevo, però tutto sommato nell'ultimo periodo nella quale ci hanno fatto rientrare a scuola sono riuscito comunque a recuperare grazie anche alla disponibilità dei professori. Come lo scorso anno ci sarà solamente la prova orale, durerà un'ora ed è divisa in quattro parti a partire da un elaborato scritto con possibili domande su ogni materia trattata durante le lezioni, il tutto davanti ad una commissione composta da sei professori della propria scuola ed un presidente esterno. Mi è stato assegnato un elaborato che ci addice molto con questo progetto, era l'automazione industriale e PLC, e qui possiamo vedere come l'automazione svolge un ruolo importante in ambiente domestico e anche industriale comunque. Per ogni classe saranno esaminati 5 studenti al giorno, distanziati ed ovviamente con mascherina chirurgica. Alla fine è andata bene, sono contenta di come è andata. Si chiude un percorso che ha visto degli anni particolari, gli ultimi due. Che anni sono stati per voi studenti? Ma insomma, cioè, in realtà non lo so come sono stati un po' particolari, un po' di confusione, però alla fine speriamo passino. Si chiude così per questi studenti un anno scolastico segnato dalle intermittenze della seconda e terza ondata Covid, tra DAD e lezioni in presenza, ma sempre purtroppo a ranghi ridotti e a fasi alterne. Sebbene molti credano che la didattica a distanza sia sinonimo di non far nulla, non è assolutamente vero. Quello che è vero è che si perde il contatto sociale con i prof e con i compagni di classe, quella è una grande perdita. Mi auguro che tutti gli studenti che mi seguiranno, ormai che io ho finito, potranno avere il piacere di passare un anno con la propria classe, però comunque dal punto di vista didattico devo dire che per quanto riguarda la mia scuola e i miei professori ci sono sempre stati vicini, ci hanno sempre aiutato e siamo riusciti a portare a casa i risultati comunque che avremmo riportato a casa anche in presenza.